Buonasera, eccoci di nuovo. Vi avevo promesso un piattino vegetariano. Bene, ci siamo, eh? Ok, accendiamo i nostri fuochi con le nostre padelle, l'acqua sta per bollire, le orecchiette sono pronte e cominciamo. Cominciamo con le mandorle. Abbiamo detto orecchiette, zucchine, mandorle e limone. Quindi abbiamo bisogno di una zucchina, delle orecchiette, delle mandorle, dell'olio, aglio, peperoncino se vi piace e un po' di cipolletta. Ok, in questo padellino piccolino stiamo facendo scaldare l'olio. E andremo a tostare al volo le nostre mandorle. Io qui ho delle mandorle a lamelle e le andremo a tostare e salare in padella. Tostate e salate semplicemente. L'olio si sta scaldando. Abbiamo bisogno di un pochino di sale. E quello darà quel pizzico, quel carattere in più al nostro piatto. Intanto possiamo mettere l'aglio e la cipolla nell'altra padellina e andremo a saltare le nostre zucchine. Quindi prima facciamo soffriggere l'aglio e la cipolla e poi andremo con le zucchine. Ecco qua. Ciao Gio! Sei a Roma, bravo! Hai visto che li abbiamo vinti gli europei? Eh? Siamo stati bravi. Ok. Vediamo, stiamo mettendo le mandorle. La cipolla e l'aglio, qua. Qui il nostro olio è caldo e mettiamo un pochino di mandorla a lamelle, le saltiamo appena appena, ok? Andranno ad insaporire il nostro piatto. Adesso procediamo con le nostre zucchine. Il nostro soffitto è pronto. Non ci vuole molto a prepararlo. Lo saltiamo. Ecco fatto. Bene, abbiamo tagliato le nostre zucchine, le mettiamo nella nostra padella e le saltiamo. Prendiamo una cucchiarella, come sempre. Oh, prendiamo la nostra cucchiarellina simpatica. Ok? Oh, bene, bene. Facciamo rosolare bene il benino. Anche le nostre mandorle si stanno tostando. Profumano che è una meraviglia. Le mandorle hanno un profumo meraviglioso. Ecco.
zucchine, alziamo un po' la fiamma, così abbiamo le belle croccherelle, mettiamo un po' di sale, poi ci prendiamo un po' di prezzemolo, il basilico ce l'abbiamo qua, un pochino di prezzemolo, ciao Angelo, ciao Salvatore, eccoci qua, stiamo preparando un piattino vegetariano, anzi proprio vegano, perché non c'è neanche né formaggio e né uova. Oh, eccole qua, le nostre mandorle sono pronte, quindi possiamo spegnere il fuoco, ecco qui, le abbiamo qui pronte, le nostre zucchine stanno andando, abbiamo salato un pochino, adesso mettiamo la scorza del limone che gli darà un profumo incredibile. Bene, 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 già si sente, eh? Mettiamo in cottura le nostre belle, le nostre orecchiette, intanto vanno, cuociono e ci siamo, eh? Ci siamo quasi, abbiamo quasi fatto. Ci siamo. Eccoci, non vi ho abbandonato, sono sempre presente. Sono qua, sono qua. Mi dispiace, Pasqua, però mi puoi vedere dopo. Mi vedi dopo in differita, come si suol dire. Tanto rimane il nostro filmato, rimane, quindi mi vedi dopo. Ecco qua, si stanno rosolando per benino. Bene, bene, prepariamo un altro pochino di prezzemolo per guarnire il nostro piatto. Fatto. Bene. Qua. Ci servirà per dopo. Ok. Siamo qua. Adesso toglieremo un pochino. Angelo, non mi tentare, potrei dire di sì. Non mi dispiacerebbe di dare Las Vegas. Ok, le nostre ricchette stanno cuocendo. Qui siamo quasi pronti. Ecco qua. Facciamo proprio bene, rosolate, 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 così prendono un bel sapore. Mettiamo anche un pochino di basilico, che non basta mai, a me piace tanto, metterei dappertutto il basilico, un pochino di basilico, ecco qui, vediamo ragazzi, ok, poi faremo terminare la cottura delle orecchiette nella nostra padella, quindi adesso un pochino di zucchine le togliamo, le mettiamo in un'altra parte, ecco qui, ci occorreranno dopo, ecco qua, manteniamo dopo con le zucchine, perfetto, e adesso mettiamo le nostre orecchiette direttamente nella padella. Ecco, questo piatto
ci sto facendo delle orecchiette che ho fatto a mano. Però potete utilizzare anche un altro tipo di pasta, ecco qua. Come dico sempre, non gettate via l'acqua della pasta, perché ci occorrerà per terminare la mantecatura, ok? Non abbiamo messo pomodoro, non abbiamo messo altre cose. Quindi adesso partiamo e facciamo insaporire. Vediamo un po', ecco qua la nostra padella. Quindi, qui abbiamo le mandorle, qui abbiamo il resto delle zucchine. Adesso mettiamo l'acqua della pasta e terminiamo la cottura. In questo modo la pasta verrà bella cremosa, senza aggiungere panna, senza aggiungere altro, ok? Ci vediamo dopo. Ok, eccoci qua con le nostre orecchiette. Le abbiamo fatto terminare la cottura nella padella, l'acqua si è ritirata, benissimo. A questo punto aggiungiamo le zucchine rimanenti che abbiamo tolto per lasciarle belle rotolate, le passiamo insieme. Abbiamo messo anche la scorza di limone, mi raccomando, le abbiamo aggiunte un altro pochino mentre terminavano la cottura. Poi un pochino di mandorle le saltiamo insieme e le restanti le andremo a mettere sopra il piatto. Bene, ecco qua. Le nostre orecchiette sono pronte, sono profumatissime. Ciao Salvatore! Prendiamo un bel piatto per l'impiattamento, mi raccomando, le adagiamo sopra il piatto. Perfetto, ok, bene, 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 e andiamo a metterci sopra le nostre mandorle, che abbiamo tostato e salato, perfetto, un po' di prezzemolo. Grazie Salvatore, sei molto gentile. Mettiamo un pochino di prezzemolo a guarnire il piatto, un po' sopra il nostro piatto. Bellissimo. Ecco fatto, semplice, semplice, il nostro piatto è pronto. Ok? Eccolo qua. Ecco il nostro piatto. Il nostro piatto vegano per i nostri amici vegani. Va bene? Anche per stasera abbiamo fatto. Vi rinnovo un bacio, un abbraccio. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!